Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Giornata numero 15 del campionato di Serie D, Girone A. Questa sera al Meucci di Aprilia si affrontano PR 2000 Aprilia e Sporting Riccia sul pallone Infanti e Longo. Si parte Angius. Verticalizzazione, c'è 7, l'uscita di Margari. E arriva il fischio arbitrale. Arriva il fischio, il tiro di 7, palla in rete, Sporting Riccia in vantaggio. Poi 7. Cade, non c'è fallo, allora via con Fulco, sinistro di Fulco e pareggio PR. Sinistro vincente di Marco Fulco, 1-1. Inserimenti centrali per ora fruttuosi per lo Sporting. Ora Zeppieri, Zeppieri prova il tiro e palla in rete, si insacca. Tiro velenoso che ha ingannato Margari. Di nuovo in vantaggio lo Sporting. Fulco prova il gioco di gambe, Fulco ci riesce, fa fuori due uomini, poi torna su di lui Martinoli, ancora Fulco, Infanti prova il tiro, niente da fare, poi ancora Infanti, d'astuzia, di giustezza, nuovo pareggio, due pari Infanti. E allora si ricomincia da Martinoli. Martinoli va via, subito il capitano dello Sporting Riccia che insacca, appena entrato Leoni. Dopo la respinta di Margari si è avventato di nuovo e prova il gran controllo Baroncini. Esce Margari, allora Infanti, Infanti, il palo di Infanti. Gian Porcaro, ancora Lorello, lascia Iacobacci che va via, Iacobacci e la rete di Iacobacci. Altra magia, stavolta produttiva, arriva il pari, 3-3. Pallone fuori per Zeppieri, pallone deviato, palla in rete. Nuovo vantaggio della Riccia, ancora firmato Zeppieri. Ora va via Francesco Sette, ma fermato da Lorello, poi contropiede Lorello, il palo. Davvero sfortunata. Devo perdere. Poi Longo, Longo va via, Longo, il guizzo di Longo, che gol da parte di Claudio Longo. Guizzo splendido. Poi ancora Longo, in mezzo alla morsa di tre avversari, Longo riesce a conquistare il possesso e poi col destro a sfiorare la rete. Martinoli, intanto finisce la partita. Quattro pari tra PR 2000 Aprilia e Sporting Riccia. Da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu, un cordiale saluto a tutti voi.